Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Questa sera proveremo SnowRunner. Riaccendiamo le luci e partiamo. Se diventa troppo scuro magari facciamo lo skip del buio. Qua mi sa che prendiamo un palo. Ok, non è stata la migliore delle curve, ma... Dopodiché... Perfetto, andiamo dritto, ci dai... Ok, ci dai segni, perfetto. Passiamo la buca, ripariamola però, Non lasciamola così a vita. E andiamo alla segheria. Fino a quando è strada normale, ci stiamo alla grande. Da qua in poi iniziano i problemi, perché abbiamo anche adesso un cassone dietro. E credo che ci porti fastidio, ci comincia a dare fastidio. Piano piano, senza spingere, incominciamo a vedere dove ci porta. Credo che si stia slittando di bestia, perché vedo che il camion va a destra e a sinistra e credo che lì davanti ci impantaniamo di sicuro. Quindi la prendiamo un po' più stretta. Ok, qui siamo in discesa, balliamo come non ci fosse un domani. Ok, ci siamo. Non mi piace lì. Ok, allora di qua c'è un pantano. La prendiamo più larghetta, così ne passiamo al centro. E siamo arrivati alla segheria, sì. Siamo arrivati. Mi servono due di legno, signori. Madonna mia, guarda cosa c'è per terra lì. Il fangone. Gestione carico. E infatti, immaginavo io. Uno e due. Grazie. Perfetto. Abbiamo tutto. Facciamo tutto in una volta e ce ne usciamo. Prima, però, dobbiamo uscire da questo disastro. Perché adesso da qua sarà un casino. Allora, andiamo qui e poi dovremmo andare qua sotto. Quindi ci dobbiamo fare... Beh, era meglio fare questa strada qui però, Era un po' meglio. Infatti lui mi sa che voleva fare... Farci fare prima quella e poi quella. Però qua c'è sempre l'acqua. Poi andiamo nella strada normale. Poi andiamo qui e poi qui. Questo sistema di GPS non è male, Certo, non ti dà le... La classica linea guida sotto, però non è male. Domanda, ma se noi giriamo di qua possiamo uscire? Sì. Bah. Speriamo che non ci blocchiamo lì. Ok, adesso piano piano. Ricordiamo che questo camion non ha nulla, né quattro ruote motrici, né differenziale. Pneumatici da strada, quindi solo un pazzo potrebbe fare una cosa del genere. Suoniamo, non si sa mai, passa qualcuno. A quest'ora della notte non passerà mai nessuno. Qui c'è un po' di fango, quindi in teoria dovremmo esserci. Sì, stiamo andando nella direzione giusta. Sì. Ok. Ma si può sapere anche l'orario in questo gioco? Ci avevo visto prima un attimo, per un attimo l'ora. No. Ho visto l'ora io però. Ah sì, sera, sono le 20:37, si trova dopo la scritta Black River. E c'è anche il nord, la bussola. Ok. Cioè, inquiniamo di bestia questo camion però, Vai, vai. Signora. C'è un po' di ritardo quando nel suono, però premo, quando lascio suona. Per collegare il rimorchio dovrai avvicinarti al rimorchio con la parte posteriore del tuo camion quando sarai abbastanza vicino attivo. Ma... Ah, perché c'era un rimorchio qui vicino, nella zona? Ah... No, questo è il mio rimorchio. Boh, non lo so. Ma ha detto che...
Vabbè, mi ha detto che potevo collegare un rimorchio, non lo so. Poco importa, magari c'è qualcosa di nascosto qua in mezzo, in quella palude, non lo so. Sì. Secondo me è divertente questo gioco. Cioè, in questo momento mi sto proprio divertendo. Non è tantissimo, cioè non è quei videogiochi dove dici ah devo fare qualcosa, grinding cose, questo qua è un po' più passatempo, no? È un po' più studiare il percorso, vedere come fare, come non fare, e devo dire che ha il suo perché. È un po' rilassante, è anche rilassante, sapete quei giochi dove dici oggi non c'ho voglia di grindare o esplorare, expare. Tutti quegli altri termini che si usano oramai. Forse natamente nei videogiochi, no? Ma quel giochino che dici, oggi mi faccio una passeggiata in mezzo ai campi e ai monti a trasportare dei carichi pesanti per sistemare la strada. Così in modo tale che le altre persone potranno usufruirne, no? Un po' come Euro Truck Simulator, no? Tornavo da lavoro, mi mettevo lì, giocavo e mi divertivo. Passavo il tempo. Proprio mi rilassavo. Una buona giornata di lavoro ci stava. Signori, io vedo un barlume di speranza. Vedo la luce. E uscimmo a rivedere le stelle, come si suol dire, no? Infatti, là c'è il town. C'è lo stop. Suona. Tanti non passa nessuno. Sarebbe stato bello incontrare il traffico. Ok, pericolo di frana. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ah, ok, lui praticamente non ha segnato tutti i cosi perché... Ok, li eliminiamo tutti, perché non ci sono passato in mezzo, ho fatto un'altra strada, non ho beccato i segnalini, quindi per lui mi ha ricostruito il GPS, mi ha ricostruito il path, dicendo devi passare per forza dove hai segnato i punti di accesso. Ok, ci siamo. È bella anche l'atmosfera. L'atmosfera non è male, eh? Fatta veramente bene, devo dire. Complimenti, complimenti. Cioè, ci siamo? Ci siamo? Il nostro primo ponte, la nostra prima quest. Mettiamo il freno a mano e gestione carico. Quando scarichi il carico, bellissima. Ok, potresti ricevere diverse opzioni di scarico perché un solo carico può essere usato per completare più di un obiettivo. L'area di scarico attuale viene utilizzata solo per completare i lavori in corso, ma possono essercene altre utilizzate in più. Contratti diversi. Perfetto. Scarichiamo. E ci vediamo questa bella scenetta di costruzione. Meno male che non dobbiamo costruirlo noi. Attenzione, sì. Un int per gli sviluppatori sarebbe stato carino. Arrivare qui e mettersi al lavoro per costruire il ponte sarebbe stato veramente carino. Magari scendere dal veicolo solamente in questi casi. Chiudo parentesi. Stiamo facendo progressi con la riparazione del ponte, ma non abbiamo ancora terminato. Per completarla devi consegnare un'altra parte del carico al cantiere. Il carico che ti serve si trova alla segheria locale. Controlla la mappa per capire dove si trova e come arrivarci. Ma siccome siamo stati previdenti, ce l'abbiamo già. Scarica. Quando avrai abbastanza esperienza otterrai un nuovo grado camionista. Ciascun grado ti offre nuove opzioni per l'acquisto di veicoli e componenti. Inoltre, alcuni obiettivi possono richiedere un determinato grado camionista per essere sbloccati. Premi in basso per accedere al tuo profilo camionista. Ricostruzione vecchio ponte. Beh, non è uno spettacolo? È proprio come ai vecchi tempi. Ora puoi lasciare la penisola e raggiungere il garage. Cerca il tuo prossimo contratto. Accetta. Ogni volta che completi un contratto ricevi denaro, money, soldi, pecunia, lenticchie e punti esperienza che sono simboleggiati da una stella gialla.
A ogni torre d'osservazione scoperta riceverai esperienza. Con i punti esperienza, PE sta per punti esperienza, potrai sbloccare nuovi gradi camionista necessari per sbloccare nuovi veicoli e potenziamenti. Puoi seguire i tuoi progressi dal menu del tuo profilo. Grazie mille. Ponte riparato, ottimo lavoro. Grazie mille. Hai riparato il ponte e completato il tuo primo contratto. Ora il paese è collegato al resto della regione. Ora troviamo il garage che è indicato sulla tua mappa. Obiettivo, trova il garage. Perfetto. Andiamo a cercare il garage. Il garage è indicato sulla mappa. Il percorso non è semplice. Puoi passare quando vuoi a un diverso veicolo che possiedi nella scheda oggetti. Lasciare il sentiero battuto per esplorare il segreto del successo. Visitare le torri d'osservazione è un ottimo modo per esplorare ampie aree. Quindi praticamente adesso lui ci consiglia sicuramente di prendere questa e non deposito cittadino, ma sì di metallo. Andare al garage, potenziamento. Ora sto cercando il garage, onestamente non lo sto trovando. Oh my gosh! Oh my gosh. Quindi praticamente tutta questa strada la possiamo fare. Ma arrivato qui è tutto un... non lo sappiamo. Quindi quello che possiamo fare è cambiare veicolo e andare con la Jeep, che mi sembra meglio di usare il camion. Molto meglio. Allora, fermo il motore perché stiamo consumando. Cambiamo il camion. Ah no, cambiamo il camion, non possiamo farlo da qua. Cacchio. Pensavo che si potesse saltare da un camion all'altro. Ah, eccolo qua. Rimorchio, cassone, deposito cittadino, edifici. Quindi possiamo passare su questo? Vediamo. Oh sì. Oh sì 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 sì. Quindi accendiamo il motore. Signori, avemus Jeep. Percorsino. Allora, noi siamo qua, quindi dovremmo uscire da qua. Ma qua c'è un fiume. Certo, qui siamo molto più vicini, al garage. Però, a me mi sembra che questa strada qua... Ok, vediamo un po', perché secondo me... ci conveniva forse andare col camion al garage. Allora, la strada più... corta per andare al garage, perché col camion andiamo di qua, però poi c'è una strada. Onestamente potevamo andarci anche col camion, perché questa è tutta strada normale, c'è il ponte col carrello, oppure ci andiamo, andiamo con la Jeep, dai, abbiamo deciso. Dunque facciamo la stradina, perché il fiume non possiamo passarlo. Passiamo da questo sterrato, arriviamo fino a qua, poi passiamo per il nostro ponte. Perché ha camminato così piano il mouse quando passa? Ah, perché devi selezionare gli oggetti. Poi passiamo di qui, ma qui credo che ci sia un problema. Qui c'è un problema, perché c'è caduto qualcosa qui. Ci farà passare, non lo so, vediamo, andiamo, proviamo. È veramente buio, sono le 3:26 del mattino e noi ci mettiamo a camminare. La segreteria sembra un posto il posto migliore in cui trovare assi di legno che ci servono. E ora darsi da fare. No, questo già l'abbiamo fatto. Sì. Ok. Non è tanto bello camminare di notte in mezzo ai boschi. Anche perché se rimaniamo a piedi... la visuale... scusate, ma io ho acceso le luci? Ah, aspetta. Mancano le luci. E intanto dicevo che non si vedeva niente. Lo dicevo io. Adesso è molto meglio. Eh sì. Adesso si vede molto di più. Camminavo a fari spenti.
grande. Credo che dovremmo andare di qua. Sì, dobbiamo andare di qua. Anche perché là c'è un pantano, visto un lago. Slittiamo, che è un piacere. Facciamo un po' di drifting, rally e quant'altro. Torniamo alla signora. Oh, poco Giuda, che cavolo è successo? Cosa ho preso? Hai danneggiato il tuo veicolo. Puoi accedere al menu funzioni per maggiori dettagli sulle parti danneggiate. Ah! Quindi c'è il danneggiamento del veicolo. Infatti abbiamo preso il motore in basso a sinistra, è il 97 di 100. Bene, ora vorrei sapere cosa ho preso, eh? È semplicemente una buca. Si è ammolleggiato di bestia però, eh. Fare gli ammortizzatori nuovi in questa macchina. Beh, siamo a 2. E allora? Veicolo danneggiato 2 di 2. Puoi riparare i veicoli nel garage o usare rimorchi e componenti di servizio speciali. Nel codice troverai il menu. Nel codice disponibile nel menu potrai avere informazioni precise sulle parti danneggiate e sul loro impatto sul tuo veicolo. Abbiamo preso sempre la stessa cosa. Bella il fattore che ti dica in piccolo il tasto da premere per aprire i vari menu. Così non ti dimentichi i tasti e non devi ricordarti la memoria, anche perché sono un bel po' di tasti, eh. Non ce n'è pochi. Qua prendiamo la larga. Andiamo piano perché abbiamo capito, spacchiamo tutto. Non voglio rompere il motore e rimanere fermo per rovinare la macchina. E qui c'è il solito laghetto che lo prenderemo sulla sinistra per non rimanere dentro. Perfetto. Dovremmo esserci, sì, sempre dritto, arriviamo di là. Perfetto. Ok, andiamo sulle ridotte perché c'è una salita. E non credo che ce la facciamo se non mettiamo la ridotta. Fino adesso il terreno è abbastanza percorribile, eh? Questa stradina qua non è difficile, diciamo così. Piano piano, chi va piano va sempre lontano, un po' troppo piano, però va bene. Ci siamo quasi, vai marcia normale. Perfetto, e siamo arrivati alla strada, al fatidico bivio, dove a destra si va alla città e a sinistra si va al ponte. Benzina abbiamo 58 litri, quindi il clacson che suona al rilascio del pulsante non è bello, però va bene. Ok, a questo punto potremmo togliere 4 ruote motrici per andare un pochettino più veloci. Anche se non dovrebbe essere, facciamo un po' di drifting. Ci divertiamo un po'. E qui c'è il nostro camion che abbiamo lasciato qui. È il nostro ponte costruito precedentemente. E andiamo al garage. Sarà una lunga camminata, piano, perché tu mi salti. No, beh, fino adesso è tutto ok. Sono dubbioso se riusciamo a passare quell'ostacolo. Allora, il garage, attenzione, il garage me lo dà a destra però. Non a sinistra. Lasciare il sentiero battuto per esplorare il segreto del successo, visita le torri. Ah, anche questo è il solito hint che ti dà. Quindi questo qui noi potremmo toglierlo. Perché allora possiamo andare a vedere cosa c'è, ma sicuramente non c'è assolutamente. Non si può passare né di qua né di là. E lui ci vuole far andare di qua. Andiamo a dare un'occhiata. Tanto per dare un'occhiata, per vedere, per esplorare un attimino. Ah, cos'è quel cartello lì? Andiamo indietro. Ah, i rimorchi, dice, occhio. C'è un avvallamento, quindi un dosso il rimorchio potrebbe rimanere incastrato. Ok, quindi in teoria facciamo un check delle marce. Questa dovrebbe essere la N. Praticamente è il folle.
N neutro, folle, ok, cambio automatico. La R dovrebbe essere il la retromarcia e la H non c'è, ok. Ah, questa è la ridotta, perfetto. Che cosa c'è scritto? 1000 fine for littering and force. Ci hanno la multa. E infatti, come prevedevamo, qui c'è la strada chiusa, che non ci fa passare, perché se noi ci proviamo sicuramente non ci fa passare. Potremmo aggirarlo questo ostacolo, ma facciamo finta, non vogliamo rompere il gioco. Seguiamo le sue indicazioni. Sento gli uccellini fischiettare, credo che sia mattina. C'è un bel laghetto, mi piacerebbe esplorarlo. E lì c'è anche una torre di osservazione o una torre da caccia, qualcosa del genere. Qui andiamo a sinistra e seguiamo le indicazioni stradali. Mi piace che ci siano le indicazioni, piano, presa troppo stretta. Ma quant'è? 15 miglia sicuramente. Ok. Volevo vedere cosa c'era. Ok, fino a qua possiamo camminare tranquillamente. Mettiamo il 4x4 perché sennò rimaniamo fermi, che non ce la fa completamente senza 4x4. Evitiamo l'alberello e togliamo le luci. No, 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 il fossato no! Diamine. Questo non dovevo farlo. Mi stavo guardando là che c'è qualcosa. No, è un albero. Ok. Perfetto, si drift di bestia. Siamo arrivati qua e il nostro... Allora, qua c'è una torre di osservazione. Che onestamente potremmo anche farla prima di arrivare al garage. Però sembrerebbe che sia un percorso abbastanza brutto. Guardate, ma che bello, la ruota che gira, il fango che si sposta. Non è fatto male. Allora, qua c'è una torre d'osservazione che non è brutto, ma credo che rimaniamo impantanati. Cioè, non riusciremo mai ad uscirne da lì. Quindi direi di farlo prossimamente, perché vedo che proprio è un pantano totale. Già, sono mezzo infognato qui. Possiamo fare una prova in retromarcia. Mi piace questo fatto che puoi mettere la retromarcia invece di premere il freno per andare in retromarcia. Secondo me però si potrebbe fare, sai? Ci proviamo? Questa è una missione suicida, eh? Proviamo, vai! All'avventura. Andiamo di qua, non succede niente. Qui si sta da Dio. Il problema è lì davanti. Ecco, qui si sta da Dio. Era tanto per dirlo, eh. Cioè, stavo scherzando proprio. Un pantano totale qua. Mi sa che con questa Jeep non ce la facciamo e dobbiamo tornare indietro. Sì. Ok. Mi sa che è stata una pessima idea. Allora, vediamo un attimo. Se riusciamo a spostarci. No, 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 basta, 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 basta. Rilascia il verricello.
Aggancia il veicolo a un oggetto solido. Seleziona un punto di aggancio sul veicolo e punto. Ok. Scegli un punto d'aggancio. Allora, vediamo un attimo. Questo. Anzi, no. Facciamo così. Agganciamo questa parte qui a questa. Esatto, piano piano. Perfetto. Ok, si poteva fare volendo. Poi agganciamo di nuovo il vericello. Questa parte qui. Direi questo. Vai. Andiamo di ridotte e usciamo da questo pantano. Perché sento anche le rane, quindi. Piano piano. Via di marcia normale, prendiamo velocità, perché c'è la salita. Spostiamo l'albero di Natale e andiamo verso nuovi orizzonti. Ok, wow, ce l'abbiamo fatta. Occhio giù, abbiamo spaccato anche un motore. Sei di danno, ma non è un problema. È stata veramente dura, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, non era cosa di andare lì adesso. Completamente. Allora, direi che possiamo togliere tutti i segni e andare dritto di qua. Sì. Vediamo anche il 4x4. E lì c'è una Jeep, però. C'è una Jeep diversa. Cacchio. Ah, quando suoni proprio fa l'effetto allucinante. Ok. Bene, sì, lasciamo stare la Jeep e torniamo a casa, perché già ci stavamo al garage, perché già ci stavamo impantanando da qualche parte, che non è bello. Lì c'è un carrello, però. Così mi si può prendere questo carrello? Ma il nostro garage è messo in una posizione allucinante. Cioè, siamo sicuri che è giusta la strada? Boh. Ci continua a fare camminare qua in mezzo. Vabbè, occhio alle rocce. Ah sì, garage town, ok. Va bene, meno male che ci sono i cartelli. Andiamo in mezzo a queste due rocce giganti. Water over road. Ok, c'è un po' di acqua. Fermando un po'. Qua c'è un bel po' di acqua. Che c'è? Ah, c'è la camera che si auto... Ah, ok, si autoregola perché c'è la montagna dietro. È troppo distante, va bene. Passiamo sulla sinistra perché lì c'è un palo. Eventualmente ci aiutiamo con lui. Vabbè che sulla destra ci sono gli alberi, ma... Andiamo di ridotte. Forse al centro era meglio, sai? Un po' di strada c'è al centro. Dai, che ce la facciamo. C'è un 4x4, effetto un po' dell'acqua un pochettino lascia desiderare. Però potevano farlo un po' meglio, diciamo così. Passiamo alle marce normali. E... siamo arrivati al garage, signori. Sì, è lui?
truck service. È lui? Eh sì, è lui. Tagliamo, tanti andiamo pure in contromano perché tanti non c'è nessuno. Anche se mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato qualche un po' di traffico. Ok, hai scoperto il tuo primo garage, quindi significa che ce ne saranno altri. Quello che hai fatto finora è la sintesi del gioco. Esplora, scopri torri, osservazioni, completa contratti per ottenere ricompense e trova garage per potenziare o acquistare nuovi veicoli. Entriamo ora. Nuovo camion scoperto. Vai al garage. Puoi usare il garage per trasformare il tuo camion in un vero mostro. Attraversare le paludi locali sarà una passeggiata. Quando sei pronto, scegli un contratto e parti. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Porta in garage. Nel garage puoi depositare, potenziare, personalizzare, acquistare e vendere veicoli, ma anche viaggiare verso altre regioni per sbloccare e usare un garage. Dovrai trovarlo nelle varie località. Non tutte le località hanno un garage, quindi ricorda sempre dove si trova il garage più vicino. Per spostarti in un'altra località non dovrai completare tutti gli obiettivi in quella attuale. Alcuni camion e risorse interessanti si trovano solo in altre località e regioni. Quindi mettiamoci in viaggio. Prepara il tuo veicolo per il trasporto con la funzione mantieni X. Ma questo lo scopriremo un altro giorno. Perché per oggi concludiamo qui il nostro gameplay. Ringrazio tutti per essere stati qui con me. Spero vi sia piaciuto, spero vi siate rilassati. Spero vi abbiate passato un momento di relax e tranquillità. Come sempre, siete mitici. Alla prossima. Bye bye.